Vig, trentesima trasmissione e siamo in un luogo particolare come siamo stati in quelle precedenti dove abbiamo visto un sacco di personaggi che sono legati a Genova, ma qui c'è qualcosa di particolare perché ci sono delle favole. Dicono che anche i bottoni siano rosso-blu. Fabrizio Pianetti, è vero? Certo, se volete le vado a prendere subito un paio, poi? No, ce l'ho subito qua dietro. Non mi interessano, non vorrei sapere se tutti i bottoni sono rosso-blu, perché qui ce n'è tanti. L'anima per forza, perché mio padre, insomma, negli anni 30-40 era un... ha dato un sacco di soldi negli anni 30-40. Mio papà è morto parlando di Genova, era innamorato del Genova e ha fatto tantissimo per nel Genova. Ancora prima della guerra, durante la guerra, quindi sicuramente, questo qua era il negozio storico della famiglia, quindi sicuramente hanno tutti un'anima rosso-blu, tutti. Ma perché sei genuano? Perché sei diventato genuano? Perché si nasce genuani, io avevo, quanti anni? Due o tre anni e mio papà mi portava allo stadio, a me e mio fratello, e quindi c'è rimasta questa genuanità. Poi noi abbiamo vissuto il Genoa della Serie B, il Genoa del niente, il Genoa del nulla, quindi ti dava ancora qualcosa di più forse, ma poi lo sai anche te meglio di me, tu sei più grande di me, quindi tu sai benissimo cosa vuol dire essere genuani. È una mezza malattia essere genuani. Come sei diventato genuano? Perché per affari di famiglia, oppure sei andato a vedere la prima partita che hai visto, qual è stata? Allora, la prima partita che ho visto non me la ricordo, me l'hanno già fatta più di una volta questa domanda, ti giuro che questa non me lo ricordo. Ma il giocatore antico che ti ricordi di più? Quello che mi piaceva di più era Arcoleo. Non so dirti perché, era Arcoleo. Arcoleo era il giocatore, forse la parola Arcoleo, il nome Arcoleo, non lo so, sono passati tanti anni, ed era quel giocatore che, se non sbaglio, aveva l'otto, è vero? Ecco, pensa un po', quindi che anno siamo, scusa, gli anni di Arcoleo? Siamo sui 78? Siamo intorno agli anni più o meno, 80. Ecco, diciamo che non ho una memoria Arcoleo storica. Rizzo Bordon. Esatto. Però diciamo Arcoleo è quello che mi è rimasto più impresso. Poi Bruno Conti mi è rimasto impresso, Damiani il flipper, Bonci mi è rimasto tantissimo impresso. E poi subito dopo, per esempio, quello che mi ha fatto veramente innamorare era Dan Petrescu, che poi è andato al Chelsea, no? Se non erro. Ecco, di lui ero proprio innamorato, perché era proprio un Genoa frivolo, era un Genoa da genuani, non è un Genoa un po' da tutti, nel senso buono. Prima era un Genoa da genuani, perché se non eri veramente genuano, perché stavi dietro al Genoa? Che eri sempre in B, arrivava un giocatore, eri figlio di nessuno. Fatemi usare la parola figlio di nessuno, ve lo dice uno che è proprio genuano. E poi vabbè, Milito, Palacio, Motta e Ferrari, vabbè, questa è tanta roba. Questa... Senti, stiamo andando nei derby, ma qual è il derby che ti ricordi di più a sto punto? Il derby del 3-0 è stato bellissimo, quello di Milito che fece tre volte così. E poi vabbè, il derby di Boselli, insomma, al 95esimo, una partita che poi si è trasformata in una vittoria, è stata quella che mi ha dato più gioia. Ecco, il derby di Boselli ha dato più gioia. Nei distinti c'era una gigantografia, che c'era Milito, c'era Boselli, c'era Marco. Questo l'ultimo. Sì, c'era Marco Rossi, c'erano tutti quelli che hanno dato qualche cosa di più nel derby. Però quella partita ha fatto scoppiare tanti di quelli, non casini, tanti di quei rimpianti. Vabbè, sai, un po' per un so. Tu parli quello di Boselli? Sì. Sai, il sogno di un tifoso genuano. Perché è inutile che facciamo, come si può dire, paraculo? Sì, lo dice Bonoli su Canale 5, possiamo dirlo noi. Il sogno di un genuano, di un tifoso genuano, è mandare la Sampdoria in Serie B. E il sogno di un tifoso blucerchiato, viva il buon Dio, è di mandare il Genoa in Serie B. La Sampdoria ci sarebbe andata a prescindere quell'anno lì in B, perché l'aveva perse tutte, perché col pareggio non sarebbe stato, secondo me non si sarebbe salvata lo stesso, ma lo sanno anche tanti miei amici blucerchiati. Però l'idea che Boselli al 96esimo, all'ultimo secondo, manda in B la Sampdoria, ti dico, allora quello è stato per noi tifosi genuani tanta roba. Fabrizio, ma vengono i sampdoriani qua dentro a comprare? Sì, io ho un bellissimo rapporto con la tifoseria blucerchiata, mi rispettano tutti, voglio bene a tutti,
loro mi vogliono bene a me, sono genuanissimo marcio, quando ero ragazzino ero antisandoriano, ora non sono più antisandoriano, quando la Sampdoria perde non dico che mi dispiace, no, anzi può farmi piacere come tifoso del Genoa, però questo rapporto, poi sai a Genova ci sono due squadre e poi non ci dimentichiamo che mia moglie è doriana, quindi in casa vivo con moglie doriana, con suoceri doriani, quindi non ho quell'odio per la tifoseria, per la squadra blu cerchiata. Mamma mia che fatica, capisco perché stai 10 ore dentro un negozio. Hai capito, più sto volentieri in negozio perché proprio non riesco... I giocatori non sono mai venuti qua a comprare. Sì. Quelli vecchi, soprattutto quelli vecchi. Quelli vecchi venivano tanti, Onorati, Roberto Onorati, veniva spesso. No, della Sampdoria veniva Walter Zenga, Onorati, Marco Nappi, vabbè, Nappi è un amico, Gennaro Ruotolo, Dossena. Va bene. Te ne sto a elencare a migliaia, ma vengono parecchio. Come la finiamo? Buon calcio a tutti. Buon calcio a tutti.